Notte Bianca di Sulmona ha visto un grandissimo successo per i giovani talenti di Onde Radio Academy, la factory musicale di Antonella Bucci e Mauro Mengali, che con le loro performance travolgenti hanno coinvolto il numeroso pubblico accorso al Palazzo dell'Annunziata. La serata è stata ulteriormente impreziosita dai quadri moda di Diva Boutique di Cinzia Di Gesualdo, che ha trasformato le giovani artiste in modelle per una notte. Musica e moda si sono intrecciate in un potente connubio di bellezza, eleganza, armonia ed energia. Un parterre prestigioso ha assistito allo spettacolo, tra cui il sindaco di Sulmona, Gianfranco Di Piero, Michele Poma, presidente del MIF Association, accompagnato dalla moglie Tatiana Simpava, direttrice delle relazioni internazionali del MIF, e Svetlana Adveva, direttrice delle relazioni internazionali dello Slavinsky Bazar. La Onde Radio Academy, reduce del successo riscosso alle Notti dei Serpenti, ha infiammato la Notte Bianca di Sulmona con un viaggio musicale che ha abbracciato passato e presente della storia musicale internazionale. Salutando il pubblico, il sindaco ha dato appuntamento a ottobre al Teatro Caniglia per il Festival Internazionale del Bel Canto, dove Antonella Bucci e Mauro Mengali, in partnership con Michele Poma, accoglieranno i giovani artisti provenienti da oltre 25 paesi europei ed extraeuropei.